Professore, stiamo parlando di una serie di cose, secondo me, sulle quali forse è bene che lei mi dica la sua. La prima, restrizioni maggiori per chi non è vaccinato. Modello Austria, una cosa che molti governatori stanno chiedendo, cioè dare ancora libertà, perché francamente per chi si è vaccinato o stravaccinato, adesso l'idea di essere richiuso è una cosa terribile psicologicamente. Quindi chi ha il vaccino può fare più cose, guardi, chi non ha il vaccino può farne meno. Le piace questa idea? Sì, guardi, allora io le dico questo, che chiaramente bisogna vedere quello che succede in altri paesi che offrono dei modelli veramente interessanti. E di nuovo, secondo me, bisogna paragonare l'Irlanda e la Gran Bretagna. E secondo me, guardi, questo è un discorso che non ha nessuna componente di carattere, chiamiamolo così, ideologica. Allora, in Irlanda c'è l'84-85% della popolazione vaccinata e il 94-95% della popolazione vaccinabile. In Inghilterra stanno su una percentuale di 10% minore. Il numero dei casi è praticamente paragonabile a livello di trasmissione. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la differenza dei non vaccinati in questo momento, dopo 5-6 mesi in cui la maggior parte delle persone si è vaccinata, rispetto alla trasmissione, questa differenza non ha un grossissimo impatto. Detto questo, è chiaro che noi invece in Italia assistiamo a un fenomeno che in altri paesi non assistiamo, e che sono queste manifestazioni dei Novax e dei No Green Pass. Loro che cosa fanno? Loro praticamente annullano completamente, riunendosi tutti insieme, annullano completamente certo. L'effetto protezione che gli diamo noi che siamo vaccinati, perché nonostante il virus si diffonda anche tra i vaccinati, di fatto noi li proteggiamo. Se si mettono tutti insieme, che cosa significa? Che tutti insieme là il virus si diffonde come una bomba. Quindi personalmente io ritengo che l'unica restrizione da fare, oltre al Green Pass, oltre alle mascherine, oltre a tutte le altre cose che noi adottiamo, è impedirgli di fare delle manifestazioni senza protezione. Questo secondo me è la cosa. Deve essere un divieto senza se e senza ma. Questo deve essere un divieto tassativo. Perché si dice che non contano, volete fare le manifestazioni, mi zolio la faccia di...